Buongiorno a tutti. Cercheremo di realizzare questi piccoli anemoni che poi si potranno incollare su dei sassi che potete raccogliere al mare, sui laghi, in bordo di fiumi. E si incollano su questi sassi e si possono spostare, variare dentro l'acquario e cambiare scenario, diciamo, per differenziare un po'. Usate il colore che preferite, il filato che vi va meglio di lavorare. Io userò un filato più grande, così si vedrà la lavorazione. E andiamo avanti. Un ago per decorare poi questi piccoli anemoni, un paio di forbici e così. Cerchiamo di iniziare. Create un anello magico. Speriamo. Eccoci qua. Infilate l'uncinetto e adesso il controluce non ci fa vedere bene il video. Ok, create una catenella per bloccare il filo. In questo anello magico dovete lavorare 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso dobbiamo realizzare degli aumenti di 8 maglie basse, ne dobbiamo lavorare 16. Allora andiamo a lavorare 2, un aumento su ogni maglia bassa sottostante. E così ne avremo 16, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Eccoci, il secondo giro completato, 8 maglie basse più aumenti, 16 aumenti, cioè 8 aumenti, 16 maglie basse. Adesso per il terzo, quarto e quinto giro dobbiamo lavorare sempre 16 maglie basse e segnaliamo con un filo un fermapunti come volete. Io utilizzo sempre un filo, lo mettete qui, lo accavallate e continuate lavorando 16 maglie basse per 3 giri ancora, 3 giri ancora. Troviamo 3, 6, 13, 14, 15 e 16. Arrivati qui sul fermapunti, passate il filo dall'altra parte e lavorate il quarto giro. 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e
passeggio, passate dall'altra parte il filo e continuate. Il filo, togliete il fermo da giri o da giri, fermate il punto, il giro, passate il filo di sotto e fermate il filo. Filo diverso per creare queste decorazioni. Fermate il filo con l'ago sotto, uscite in un buco qui nel primo giro da questi buchetti che si sono creati nel primo giro di punti bassi e lavorate così uscendo tra un punto e l'altro con l'ago. Create questa piccola decorazione, creare come una bocca dell'anemone, infilate nel buco, fermate il filo e lo tagliate. Per incollarlo ai sassi, eccoci qua, per incollarlo ai sassi, qualche piccola goccia qui nei bordi e le incollate sul sasso uno accanto all'altro, ne create tanti e si incollano tutti insieme e si copre il sasso. Eccoci qua, ciao, alla prossima.